Hai detto, il cinema mi ha liberato, gli anni del liceo sono stati i più brutti della mia vita. Lo pensi ancora? Beh, sì. Forse quando ho detto questa cosa qui non ero consapevole come lo sono adesso. Nel senso che poi oggi non direi più questa frase. O meglio, non direi metà di questa frase. La prima metà sì, cioè gli anni Cosa del liceo diresti? sono stati abbastanza difficili per me. Perché vivevo in una maniera abbastanza poco naturale, forse, Ma quell'età. prima o dopo, cioè dopo che hai cominciato a recitare, tu hai cominciato Io a giovanissimo, 16 anni. 16 anni, in un film di tuo fratello Gabriele, Esatto. e subito con una parte importante. Sì. E subito hai avuto successo. Esatto. E tutte queste cose sul sedicenne che ero io hanno fatto una commistione molto poco riuscita, nel senso che poi io... Ti sei montato la testa? Sì. Sì. Mi sono montato la testa, ma l'ho fatto con grande insicurezza al tempo stesso. Quindi non avevo né la spavalderia di chi si sente sicuro, ma al tempo stesso vivevo la schizofrenia di quando invece fuori dal quartiere ero Silvio Muccino già. Ma non sapevo neanche chi era Silvio Muccino, neanche dentro camera mia. Ero più di celluloide che non in carne ed ossa. E gli effetti su te stesso di tutto questo quali erano? Come ti sentivi? Cosa facevi? Smarrito. Cosa facevo? Ma io devo dire, la mia salvezza in quegli anni sono state due mie amiche, proprio grandi. Giulia e Alessandra, che sono state proprio due ragazze che mi hanno proprio aiutato a rientrare con i piedi per terra, perché è un attimo perdersi. Il successo mi aveva invaso e io non avevo neanche ben idea se volevo veramente fare questo lavoro, non sapevo niente. Sapevo che per chi mi conosceva ero qualcosa e per tutti quelli che non mi conoscevano ero qualcun altro. E io non mi riconoscevo neanche in questo ragazzo qua, neanche in Silvio di Come te ne sono mai. Io non riuscivo veramente a riconoscermi. Era... Perché era un personaggio. Era un personaggio poi scritto, devo Perché dire, Perché poi da quegli Gabriele. Anni lì sono proprio gli anni dell'identità. E quindi probabilmente non aiuta il vedersi in un personaggio. No, è una maschera. Diventa una maschera. Diventa una maschera alla quale vuoi aderire per il semplice fatto che è molto amata. Era diventata una maschera amabile, quindi io tendevo a essere quello che ero nel film. E questa cosa qui si è ripetuta poi per un lungo periodo di film in film. Perché aderivi al personaggio che ti facevano fare? Cioè pensavi che gli altri volessero quello da te? Perché il successo ti fa credere, ti fa voler, ti porta a volerti identificare con quella maschera che ha successo. È un po' come quello che fa Canton, in effetti, adesso che ci penso. Ma non ne parlavi con tuo fratello Gabriele, che lui c'era già passato, anche se con un percorso diverso. Lui non ti ha aiutato? Ma no, di queste cose qui non abbiamo mai parlato, ma perché non le vivevo al tempo come un problema. Non sapevo nemmeno io che fosse un problema. La vivevo con grande ingenuità. E i tuoi genitori non ti hanno protetto in questo? No, il cinema è entrato... Forse perché tu non manifestavi disagio, o sì? Beh. Lo manifestavi? Beh, insomma, credo di averlo manifestato e di averlo manifestato anche tanto. Insomma, poi il disagio diventava, mano a mano che crescevo, si esprimeva in cose sempre diverse. Insomma, poi a 16 anni ero un bambino, insomma, ne dimostro 12 qui e ne avevo 16. A 20 ne dimostravo 16, ma già iniziavo, insomma, a vivere, ecco, il rapporto con questa maschera in maniera faticosa. Faticosa. E quindi il mio disagio piano piano mi ha portato a scegliere di vivere questo lavoro con più calma, a mettere un po' di distanza tra il set e il nuovo set, perché il cinema ha questa cosa di meraviglioso e di pericoloso al tempo stesso, che la vita sul set è perfetta, nascono amori, nascono famiglie, nascono grandi amicizie, tutto si consuma in questo camper circense che si muove per 6, 7, 8 settimane. E poi la culata la dai appena ritorni a casa, perché la famiglia si disgrega, gli amori finiscono, le amicizie a volte. E sei nella tua vita, per cui è bene che tu ti trovi bene nella tua vita, cioè è molto importante che tu ami la tua vita, perché da quella non puoi scappare, dal set sì.